Buonasera e bentornati a Fuoco Incrociato. Naturalmente anche questa sera parliamo dell'emergenza Covid, parliamo della gestione dell'emergenza nei centri che, come sappiamo, sono rimasti in zona rossa nella nostra regione. Sono quattro: Termoli, Agnone, Jelsi e Toro. Tra pochissimo ci colleghiamo con uno di questi centri, Toro, e con il sindaco, che già ringrazio per averci dato la sua grande disponibilità. Faremo però anche un viaggio ascoltando un po' le voci dell'economia, quella che oggi è ripartita e quella che oggi non è ancora ripartita. Un anno, insomma, di sacrifici pagati chiaramente a carissimo prezzo da settori quali il commercio, la ristorazione. E ascolteremo proprio le voci di chi fa fatica, anche se non si arrende, naturalmente, a programmare il futuro. Noi speriamo che sia davvero il colpo di coda, come dell'inverno, anche del Covid. Ringrazio dunque e vado subito a Toro dal sindaco Roberto Quercio, a cui do la buonasera e un grandissimo grazie per aver accettato il nostro invito a raccontarci la situazione nel suo comune. Buonasera sindaco, benvenuto a Fuoco Incrociato. Buonasera, grazie a voi, tanti saluti a voi e ai vostri telespettatori e grazie mille per l'invito. No, grazie di nuovo a lei davvero. Allora, il suo è uno dei quattro centri rimasto in zona rossa, mentre il resto del Molise è tornato in fascia arancione, una fascia di rischio minore, diciamo, rispetto alla rossa, che è appunto la più elevata, insomma, il rischio più elevato. Nel suo centro da un paio di settimane, credo, forse anche meno, dei cluster, dei focolai importanti che l'hanno portata a intanto a prendere anche lei delle misure e poi a condividere col Presidente della Regione l'esigenza di restare il più possibile, insomma, appunto nella fascia di rischio più alta. Com'è la situazione in questo momento? Sì, assolutamente. Allora, ovviamente innanzitutto abbiamo aggredito la situazione per cercare di evitare in qualsiasi modo che potesse espandersi oltremodo il contagio da Covid-19. Con il Presidente della Regione ci siamo sentiti già durante, diciamo, l'inizio di questo contagio e insomma lui mi diceva quanto prospettavo anche io. Eravamo già in zona rossa, altri tipi di restrizioni, insomma era anche strano farle. Per cui abbiamo proseguito in quel modo, collaborando con l'ASREM, con i carabinieri, con il questore, con la prefettura, per cercare di incrementare i controlli sul territorio ed evitare, insomma, che ci fossero assembramenti, diciamo, uscite non assolutamente necessarie. Io ho invitato tutti a rimanere a casa perché penso che sia l'unico modo per evitare che questo virus possa circolare. Ovviamente sappiamo che il virus circola sulle nostre gambe, per cui meno circoliamo, meno il virus è in giro. Certo. Adesso la situazione è di 56 contagiati accertati da tampone molecolare da quando è iniziata questa nuova ondata, però insomma stiamo iniziando a vedere delle battute d'arresto, anche perché siamo in isolamento insomma con tutte le persone contagiate, tutte le persone che hanno avuto contatti con persone che hanno contratto il virus, per cui dovremmo avere quasi la situazione sotto controllo, a meno che non ci sfugge qualcosa o comunque insomma ci siano altri focolai che non individuiamo, ma per il momento dovremmo avere la situazione abbastanza sotto controllo. Da oggi iniziano i tamponi di controllo, insomma, e qualche altro tampone di persona segnalata, per cui sono abbastanza fiducioso, ma questa ulteriore settimana, io veramente avevo chiesto fino al 2 di aprile per poi ricollegarmi alla zona rossa del 3, 4 e 5 di aprile, ma penso che questa settimana inizi già a delineare un po' la situazione attuale. Certo, naturalmente magari cominceranno già a esserci dei guariti e man mano che vedrete, quello che ci auguriamo tutti, che non emergono più contagi nuovi, si potrà insomma ragionare in maniera un po' più tranquilla. Lei insieme alle autorità sanitarie, certo lo hanno fatto le autorità sanitarie, ma lei da sindaco sicuramente ha tenuto sotto monitoraggio la situazione. Vi siete fatti un'idea della probabile origine dei focolai? Questo naturalmente certamente non per fare nessuna caccia all'untore, ma per avere un'idea insomma ed evitare poi un domani, quando si esce anche dalla zona rossa, magari di ripetere lo stesso errore.
Devo dire di sì, ovviamente non possiamo e non dobbiamo fare la caccia all'untore, neanche la caccia alle streghe, come dico sempre, anche perché la popolazione ha necessità di essere tranquillizzata nonostante, diciamo, questo periodo di grosse emergenze, di crisi, insomma, anche psicologica, oltre che sanitaria. Per cui, diciamo, penso di avere il quadro molto sotto controllo in questo momento, dopo aver fatto, penso, almeno un 200 nomi all'ASREM da mandare a tampone. Ho telefonato tutti, persone positive, contatti, persone che eventualmente sarebbero potute stare a contatto. Quindi penso veramente che abbiamo fatto un buon lavoro di squadra. Ho cercato anche di inserire, insomma, i dati di tutte le persone su un formato Excel in modo che l'ASREM dovesse solo fare l'import sul sistema TIC. Quindi ci siamo venuti un po' incontro per cercare di aggredire i tempi e ci siamo fatti, mi sono fatto un'idea ovviamente da dove è pervenuto. Insomma, penso che sia spento quel tipo di focolaio, ma va ancora indagato e quindi questa settimana sicuramente ci servirà per proseguire con le nostre indagini. Siccome più o meno diciamo, sono il contagio, la diffusione del contagio è cominciata nelle stesse giornate o comunque a ridosso, i vostri focolai a suo parere sono collegati con quelli di Yelsi? Quindi No, no, assolutamente no. è stata solo una coincidenza. È stata una coincidenza e diciamo che probabilmente, insomma, l'idea che mi sono fatto io, il fatto che poi ne sia stata interessata anche la scuola, ovviamente è stato un meccanismo di propagazione che, ci ha fatto arrivare a questo. Per cui, laddove non fosse stata interessata la scuola, avremmo visto numeri sicuramente molto più piccoli, ma, questo ci tengo sempre a dirlo. Non è stata la scuola a scatenare questo, è ovviamente un meccanismo di propagazione, soprattutto per la scuola dell'infanzia. Almeno questo è quello che è il mio pensiero. Per cui penso di avere la situazione, di aver capito bene la situazione e come ha girato, per cui posso dire tranquillamente questo, a cuor Certo, leggero, tra virgolette. tra virgolette, sì. Senta, questo è stato il banco di prova più importante di questo anno di Covid per il suo centro e quindi per la sua esperienza da sindaco? Quello Sì, per più noi grave, sì. diciamo. Diciamo che l'inesperienza dello scorso anno, del marzo dello scorso anno, anche se il livello di contagio si è fermato a 3 persone, insomma, ci ha messo un po' in subbuglio e quindi è stato complicato anche quella. La, tra virgolette, seconda ondata, pressoché, diciamo, derivata da personale sanitario, ovviamente a stretto contatto con il virus nelle strutture sanitarie, è stata, tra virgolette, un po' più gestibile. Questa è stata veramente dura perché, insomma, si è capito, o meglio, io ho inteso da subito che il problema era abbastanza importante e l'ASREM fortunatamente mi ha dato ascolto e ringrazio anche qui, i medici dell'ASREM, di tutta la struttura sanitaria perché, anche se non previsto dai protocolli sanitari, hanno inteso ascoltare la mia istanza di tamponare tutti e subito, salvo poi fare tamponi di controllo nel prosieguo. Quindi non aspettare i 10 giorni dal contatto la persona positiva, anche se accertata antigenico, e poi andare a tampone, ma farlo subito. In quel modo abbiamo potuto fare uno screening della popolazione, diciamo, facendo la fotografia attuale e poi cercando di allargarci laddove, insomma, il virus aveva colpito. Certo, lei l'esperienza appunto che lei ha fatto sul suo territorio dimostra quello che in tanti chiedono, insomma, spesso da mesi, non solo in Molise, non solo alla nostra azienda sanitaria. La cosa più importante è arrivare subito a aggredire, come lei diceva all'inizio, isolare, quindi identificare le persone che davvero sono positive al virus e quindi isolarle e seguirne naturalmente poi il decorso della malattia e la guarigione, ma questo impedisce che il virus si propaghi ancora di più. Dal punto di vista E i contatti. E e i contatti, sì, i giusto. contatti. Giusto, ha ragione, mancava il pezzo forte probabilmente.
sottoporli però appunto a tampone, non aspettare, come lei diceva, appunto i 10 giorni, farlo subito. Lei ha fatto benissimo a chiederlo e siamo contenti, insomma, che le abbiano dato ascolto. L'esperienza dimostra, insomma, che chi come lei chiede questa cosa ha ragione. Dal punto di vista delle condizioni dei vostri contagiati, sono, credo, per la stragrande maggioranza isolati al domicilio e seguiti al domicilio. Sì, per la stragrande maggioranza sì. Abbiamo 3 pazienti ospedalizzati, di cui purtroppo uno alla terapia intensiva del Gemelli Molise, altri 2 in malattie infettive e abbiamo insomma, pazienti per lo più insomma, pauci sintomatici a domicilio, qualcuno ha necessità di ossigeno, però diciamo che globalmente la situazione per il momento non sembra essere molto grave da questo punto di vista, se non ovviamente per i nostri concittadini che sono ricoverati, a cui va un grosso in bocca al lupo, va a tutti, ma soprattutto a chi sta soffrendo di più in questo momento. Certo, assolutamente così ci associamo. Sindaco, come faccio sempre quando ospito i suoi colleghi amministratori che in questo momento sul territorio gestiscono la pandemia, le lascio idealmente, diciamo, il microfono e la telecamera per una raccomandazione, un messaggio alla sua comunità e, se vuole, per quello che può essere utile in questo momento, anche un appello, diciamo, alle istituzioni sia sanitarie che politiche. Sì, allora io innanzitutto saluto tutta la mia comunità e mostro tutta la mia vicinanza perché stiamo affrontando tutti insieme in maniera veramente responsabile una situazione complicata. Quindi il consiglio che posso dare è quello che do un po' quasi tutte le sere quando cerco di fare un comunicato col punto della situazione, è quello attualmente ancora di restare a casa. Abbiamo visto che in questo modo riusciamo ad allontanare il virus, ad allontanarci dal virus, per cui davvero questa settimana di zona rossa prendiamola come momento per restare a casa con i nostri familiari, fortunati, insomma, coloro che non hanno contratto il virus. Per quanto riguarda l'istituzione dell'ASREM, io posso solo dire che in questi giorni ho solo visto persone straordinarie che hanno lavorato la mattina e la notte insieme a noi e quindi gli mando un grosso grazie. L'unica cosa, il mio fardello che ho sempre avuto dall'inizio dell'anno scolastico, che però insomma poi in questo caso c'è stata l'evidenza di quello che pensavo. Noi siamo uomini delle istituzioni e ci accodiamo a quello che lo Stato decide. Però sono sempre dell'opinione che le scuole dell'infanzia non siano poi così sicure come ci hanno detto, nonostante il grossissimo impegno che ci mettono tutte le persone che davvero lavorano all'interno della scuola, a partire dal dirigente scolastico, dai docenti, che sono imbardati in una maniera impressionante al personale ATA, a tutte le persone che gravitano all'intorno della scuola. Per cui, insomma, resto della mia opinione questa volta con delle evidenze conclamate, però, ripeto, seguiamo quanto lo Stato ci ha indicato di fare e continueremo a fare così anche nel proseguo. Un grosso in bocca al lupo, un grosso grazie a lei, sindaco Roberto Quercio, al sindaco di Toro e a tutta la sua comunità. Ci rivedremo presto. Io spero di invitarvi tutti, vi ricordo tutti voi che siete stati in collegamento con me in questo lungo anno. Spero quanto prima di invitarvi anche solo per salutarci e fare una puntata strana in cui ci si saluta solo tutti in studio. Però prima ancora che questo sia possibile, sicuramente la ricontatteremo, sindaco, per festeggiare, tra virgolette, Toro Covid Free. Va bene? Speriamo bene, grazie mille, prima Certo. possibile. Certo, bene e Grazie, prima grazie a voi. possibile. Saluti al sindaco di Toro Roberto Quercio, ancora grazie. Ci fermiamo solo qualche secondo perché cambiamo, diciamo, non argomento ma pagina di questo romanzo difficile, pesante che stiamo scrivendo, che è l'emergenza Covid in Molise. Come vi dicevo, ascolteremo un po' di voci di titolari di esercizi commerciali o della ristorazione, che nonostante il cambiamento di fascia da oggi avvenuto, che in Molise siamo tornati in zona arancione, ma le difficoltà, diciamo, certo non sono affatto sparite. A fra pochissimo.
delle regioni, con la gente per la gente molisana. E allora eccoci tornati in studio. Come vi dicevo, cambiamo non argomento ma pagina, emergenza Covid sempre naturalmente, ma parliamo dell'economia in forte difficoltà che viene da un anno di grandi sacrifici. Da oggi il Molise e la stragrande maggioranza del suo territorio, tranne i quattro comuni che abbiamo detto prima, cioè Termoli, Agnone, Jelsi e Toro, torna in zona arancione. Significa tra le altre cose che hanno riaperto le attività commerciali, così a campo basso. Io saluto e ringrazio, gli do la buonasera e il benvenuto a Fuoco Incrociato a Stefano Quaranta, che è il titolare di una gioielleria di Campobasso, la conosciamo tutti, l'attività, storica attività qui di Campobasso. Buonasera a lei, come sta? Buonasera, vi ringrazio per avermi offerto questa occasione di confronto. Tutto bene, siamo stati al lavoro oggi. Al lavoro oggi appunto. Come è andata la prima giornata dopo due settimane o tre a Campobasso di chiusura? Ora mi perdoni se vado a memoria, ma la memoria un po' mi inganna perché il Basso Molise è entrato in zona rossa prima di noi altri. Allora, siamo stati in zona rossa dal primo marzo. Dal primo marzo, giusto. Circa tre settimane di stop. Per quanto riguarda questa prima giornata di riapertura, il dato che possiamo riportare è di aver notato una limitata affluenza. Su questo aspetto mi approfitto per soffermarmi su due punti, in particolar modo sul fatto che naturalmente la riattivazione della zona arancione da un lato ci ha consentito la riapertura, quindi uno spiraglio verso appunto il riavvio delle attività commerciali. Di fatto va segnalato che riattiva tutti i costi fissi e allo stesso tempo non consente però una adeguata copertura dei costi stessi, in quanto la circolazione delle persone è, per ovvie ragioni condivise e giuste, limitata. Quindi da questo non viene altro che da dire che sicuramente se da un lato appunto concordiamo con l'adozione di misure restrittive in un momento di grande difficoltà dal punto di vista sanitario ed epidemiologico, soprattutto per la nostra piccola realtà, dall'altro dobbiamo appunto segnalare questa criticità in qualche maniera. Siamo però, se permette, fiduciosi sul fatto che riteniamo che comunque le istituzioni, sia quelle locali ma anche quelle nazionali, sapranno in futuro, nel più breve futuro, dare ascolto alle imprese, al fine di consentire loro una programmazione certa, che è ciò che ad oggi forse in qualche maniera è mancato per noi imprese commerciali, e in quanto appunto la programmazione rappresenta un aspetto fondamentale per la vita di ogni azienda. Immagino che questo sia l'assenza della possibilità di programmare anche il trade union, diciamo, di tutto questo anno di pandemia. Se le chiedessi appunto un bilancio di questo anno, io credo che lei sicuramente inserirebbe l'incapacità purtroppo di fare programmazione neanche a medio e breve termine. Sì, guardi, capiamo che governare in fase di pandemia non sia una cosa semplice, al contrario, comprendiamo le assolute difficoltà che gli organi di governo incontrano quotidianamente e che hanno incontrato finora, in quanto la pandemia derivante dal coronavirus era assolutamente inaspettata. Per quanto riguarda un bilancio, posso solo dire che per quanto riguarda il comparto orafo gioielliero, che è quello di nostra appartenenza, il 2020 non è stato un anno brillante, non è stata una buona annata, come peraltro credo che sia per la maggior parte delle categorie di vendita al dettaglio, soprattutto dei beni considerati appunto non essenziali. Ovviamente le ragioni sono riconducibili anche alla mancanza di eventi che in qualche maniera sono stati sicuramente, e ripeto, per giuste ragioni, limitati. La perdita media, da quanto mi è parso di comprendere anche da un confronto con altre figure di colleghi,
si è attestata purtroppo ben oltre il 30%, e questo è un dato che sicuramente impone oggi di dover come dire, far prestare, di prestare e di far sì che si presti una attenzione verso il settore commerciale, che sicuramente sta vivendo una fase non proprio delle migliori. E appunto, dal punto di vista dell'attenzione, qual è un po' il vostro giudizio del comparto sui ristori, sugli aiuti che in qualche modo sia lo Stato sia la Regione hanno messo in campo in questo anno? Guardi, dal punto di vista dei ristori crediamo che, come le dicevo prima, occorra ascoltare bene quelle che sono le esigenze provenienti dal settore commercio e dalle partite IVA un po' più in generale. Apro, come dire, una piccola parentesi in merito al decreto sostegni che, da quanto mi è parso di leggere, ha in qualche maniera allargato un po' di più le maglie per l'attribuzione dei ristori. Tuttavia non possiamo non far rilevare come i criteri di accesso ai contributi appaiano ancora un pochino oggi troppo selettivi e soprattutto forse non sufficienti a ristorare, se così possiamo utilizzare questo termine, quella che è stata la reale perdita subita dalle aziende. Ci auguriamo che sia l'ultimo scampolo di sacrificio. Lei cosa pensa? Insomma, poi magari arrivando l'estate e si recupererà anche qualche cerimonia che si è dovuta posticipare, come è stato poi l'anno scorso, c'è stata una finestra che ha permesso. Guardi, le rispondo dicendo che io esprimo personalmente piena fiducia in quello che sarà l'operato delle istituzioni locali e nazionali e nel fatto che ci possa essere una in qualche maniera ripresa, una via d'uscita, anche grazie ai vaccini, nei quali confidiamo tutte le nostre speranze ad oggi. Per attraverso, da parte nostra, non possiamo far altro che lavorare con responsabilità, quindi rispettando ancora una volta in maniera rigorosa le regole di sicurezza sanitaria che ci sono state prescritte, ma allo stesso tempo guardando con ottimismo al futuro, perché in questo senso credo che l'ottimismo sia una componente indefettibile dell'LDP fa impresa. È vero, è vero. Grazie davvero a Stefano Quaranta. In bocca al lupo anche a lei, a tutto il comparto, naturalmente, certamente alla sua attività, ma all'attività di tutti coloro che, come lei, stamattina hanno potuto rialzare le serrande. Con tanta speranza, ragione, ottimismo, altrimenti insomma, non si esce mai da nulla, da una pandemia, insomma, è ancora più difficile. Grazie ancora. Grazie a voi e buona serata. Buona serata, Stefano Quaranta. Allora, questa era la voce di un comparto che insomma non sempre viene ascoltato, quello appunto orafo, tra l'altro è appunto uno dei settori considerato più voluttuario, ecco, sicuramente non rientrano tra i beni di prima necessità. Poi, come ci ha raccontato Stefano Quaranta, è un settore che a cascata ha risentito dell'annullamento di eventi, matrimoni e cerimonie varie. Tra pochissimo, ancora una piccola pausa per noi, ci colleghiamo via Skype con il titolare invece di un ristorante. Lo abbiamo avuto ospite in studio quando ancora si poteva, c'è stata una piccola finestra in cui il Covid ha mollato un po' la presa in Molise, ma non solo, e abbiamo avuto in studio Massimiliano Di Giglio, credo lo ricorderete. Tra pochissimo sarà in collegamento Skype con noi. Teleregioni, con la gente, per la gente molisana. Eccoci di nuovo in studio, come vi avevo anticipato, lo ringrazio perché ci ospita in questo momento a casa sua, vorremmo tutti che ci potesse ospitare nel suo ristorante, Massimiliano Di Giglio. Massimiliano, come va? Buonasera a tutti, buonasera, come va? Va, ormai ci siamo quasi abituati, lo sai? No, mai, mai abituarsi. A questa condizione no. Però fondamentalmente, mentre prima c'era un forte nervosismo, ormai c'è una sorta di quiete, ci aspettiamo, vediamo come va, perché tanto non si crede più a nessuno fondamentalmente, si crede solo a ogni giorno, vediamo in quel giorno e basta, cioè, quindi, come deve andare.
La tua è una delle attività che neanche oggi che siamo tornati in zona arancione ha potuto riaprire. Tu, insomma, con lo sfogatoio dei social, che capisco che è necessario per le persone che come te davvero non hanno neanche più il modo, il giorno di uscire per dover andare a lavorare, è fondamentale anche quello. Lo hai detto benissimo qualche giorno fa in un tuo post su Facebook, per me da lunedì sostanzialmente hai detto non cambia nulla, sarà un'altra giornata in cui io potrò, non potrò fare nulla. Riguardo a quel post da lunedì, a me la cosa che fa poi più rabbia, già lo so, l'ho preannunciato, sarà quando sabato sera, io dovrò stare chiuso, tempo permettendo, c'era gente in giro, vedrò le solite schiere di ragazzini e di adulti che prendono da bere davanti al bar e se ne vanno da qualche parte a imboscarsi. Quindi vedrò che fondamentalmente la città continua a camminare, così come a camminare in zona rossa, fondamentalmente, diciamo senza esagerare, però rispetto a parecchia gente c'è in giro. La cosa che mi fa è che noi siamo chiusi da praticamente ormai da fine ottobre, inizio novembre, e i contagi non diminuiscono, sono aumentati. Cioè, e io devo stare chiuso, i ristori non arrivano, ancora aspettiamo quelli del governo precedente, almeno parlo per me, per tanti altri sono arrivati, loro ho respirato un attimo. Quindi, fondamentalmente è cambiato pochissimo anche col decreto sostegni, lo dicevamo anche prima con il titolare di una gioielleria, credo che tu sia anche un po' più esplicito su questa situazione, per te non cambia nulla, a parte il fatto insomma che aspetti ancora i ristori dell'anno scorso. Sì, ora indipendentemente dall'attesa, che no, anzi, altro che indipendentemente, i ristori per quanto riguardano me personalmente e altri commercianti ancora non arrivano, e quindi la difficoltà aumenta, anche perché non erano grandi ristori quelli e non sono grandi sostegni questi. Questo rende, mi sa che tra ristoro mi sembra una parola più completa. Rispetto a sostegno mi sembra quello che ha bisogno di un bastone per andare avanti, e infatti tanto questo è quello che la differenza, cioè, non so, commerciali uno e l'altro, le differenze sono veramente minime, calcolando e poi hanno tolto, poi come tutti quanti commercianti hanno tolto dicembre. Cioè, noi il calcolare tutto attraverso un anno non è una cosa molto giusta, perché in una situazione, io parlo di quella che è passata, a dicembre i volumi più alti ci danno la possibilità di fare economia, di mettere un po' di soldi da parte per andare avanti per i mesi successivi o per quello che abbiamo perso su ottobre e novembre. Diciamo, nelle attività, e calcolare invece il sostegno su un anno, ma guardi, non lo so, io so soltanto che con il nuovo sostegno di Draghi non è che sarà molto differente da quello di Conte. Speriamo nella velocità, uno dei migliori, speriamo che siano più veloci. sarebbe già qualcosa, e confidiamo naturalmente che però la situazione dal punto di vista sanitario migliori, magari sia perché la campagna vaccinale va un po' più avanti, sia perché con l'arrivo della bella stagione ci saranno condizioni diverse e migliori, come l'anno scorso tu, come tanti tuoi colleghi naturalmente che fanno il tuo stesso lavoro a Campobasso, avete fatto investimenti anche per esempio per accogliere i clienti fuori dal locale, avere uno spazio più vivibile, maggiore spazio, più anti-Covid, insomma, che idea ti sei fatto? Da quando secondo te potrai tornare a riaprire la tua attività? Ma guarda, io confido più sul confido e spero più nel bel tempo, e che quindi tipo già da giugno o metà giugno come l'anno scorso, quello è l'obiettivo, che è sulla campagna vaccinale. Per ora delle promesse di uno o dell'altro, non è una sfida tra Conte, tra Arcuri o Figliuolo, e a noi serve effettivamente che qualcuno che prometta, mantenga le promesse, sia veloce anche quel piccolo sostegno. Purtroppo ci può accontentare anche del piccolo sostegno, ci accontentiamo del piccolo sostegno, speriamo che arrivi
arrivi subito, così come arrivi subito la campagna vaccinale. Ma io onestamente credo poco, quindi spero molto di più nell'arrivo del bel tempo. Beh, quindi diciamo maggio. Ci attrezziamo per maggio. Guarda, calcola che l'anno scorso, poi alla fine, lo scorso anno, io diciamo che tutti quanti hanno iniziato a lavorare all'inizio di giugno, tra la fine dei lockdown vari e l'arrivo del bel tempo. Diciamo che da metà giugno, fine giugno, abbiamo iniziato. L'anno scorso è iniziato, ricordo benissimo, il 26 giugno, è stata la prima serata in cui potrò mettere i tavoli all'aperto. Ad arrivarci. Perché se continuano ad essere questi sostegni, fondamentalmente, cioè io le riserve di dicembre quest'anno a me mancano e nessuno me le sta ridando, in nessuna forma. Capisco. Io penso che per parecchi ci saranno dei problemi, eh. Io penso che parecchi ci saranno dei problemi. E se non dovessero esserci, vuol dire che hanno messo mani a risparmi di una vita, oppure hanno le spalle coperte da qualche genitore, da qualche nonno che li possa aiutare per avanti l'attività, anche perché è difficile anche chiudere un passo. Perché dopo cosa fai? Cosa Certo, fai? certo. Io chiudo l'attività, dove trova lavoro? Quindi mette mano ai risparmi, chiede un aiuto in famiglia pur di andare avanti e sperare di arrivare a giugno per poter riaprire. Perché tanto adesso sta funzionando la ragione, ma io sono convinto che poi, cioè, potenzialmente potremmo anche ritornare in zona rossa. Perciò mi metto già psicologicamente nel pensiero che ne parlerà a giugno. Speriamo di no, dai, speriamo prima, è l'augurio che ti facciamo. Resisti, Massimiliano, la prossima tua ospitata a fuoco incrociato, direi, spero, in studio. Credo che tu sia No. d'accordo. Speriamo, speriamo, anche perché lavorare solo con l'asporto e il domicilio non va da nessuna capisco, parte. capisco. Quello che Rita, io o sto aperto per 80 persone, o sto aperto per fare asporto e domicilio, la luce più o Certo, le tue meno spese sono le stesse, è è chiaro. quella. E la mia bolletta della luce è piena di tasse fondamentalmente, così la bolletta del gas, capito? E quindi tu con quei soldi che mi dà, io quello ci posso pagare, perché 80 persone o zero, la luce su giù, il consumo, quello è. Cioè, Certo. che vogliamo fare? Dove vogliamo andare? Va bene, speriamo di vederci in Ecco, studio. bravo, dacci una punta di ottimismo nel finale, Massimiliano. Anche prima chiusi al ristorante, non per forza all'aperto. Vabbè, ma sarebbe chiedere troppo, ma accontentiamoci già di riaprire con la bella stagione. Esatto. Ci vediamo ai tuoi tavoli all'aperto. A presto, Massimiliano, e grazie. A tutti. Grazie a Massimiliano Di Giglio, titolare di un ristorante a Campobasso. Beh, come avete sentito, insomma, è chiaro che gli umori sono anche un po' sfaccettati. C'è chi può mostrare più ottimismo, magari ha avuto una gestione di comparto diversa, sicuramente le attività di ristorazione, in genere quelle del divertimento, hanno segnato il passo. Un anno così è difficile, insomma, da digerire, però speriamo davvero che sia questo l'ultimo scampolo di sacrificio. Prima di lasciarvi, vi propongo anche le interviste, le voci della protesta che c'è stata oggi a Termoli. Termoli è una situazione peculiare perché è ancora zona rossa. Termoli, come dicevo, Agnone, Jelsi e Toro, ancora zona rossa, ma Termoli è entrata in zona rossa il 7 febbraio, quindi insomma è una delle aree del nostro territorio che è stato più tempo. È da più tempo nella fascia più alta di rischio. Hanno riaperto per decisione con ordinanza del presidente della regione anche barbieri, parrucchieri e estetisti, non così i negozi al dettaglio, che quindi questa mattina hanno fatto sentire la loro voce, i titolari naturalmente davanti al comune. Domani torneranno perché il sindaco Roberti, che oggi era impegnato a Campobasso come presidente della provincia, ha dato la sua disponibilità ad incontrarli. Voci di persone legittimamente sul piede di guerra, le ascoltiamo insieme. Prima però vi do appuntamento a lunedì prossimo. Questa puntata, come sempre, è in replica domani su Teleregione alle 16, una nuova puntata lunedì prossimo alle 21. Grazie per averci seguito e buona serata. La risposta del sindaco è stata chiara, ci ha chiuso le porte in faccia. Quindi questo è il suo modo di risponderci e di venire a parlare con noi, di darci spiegazioni sulle decisioni prese.
Questi sono quelli che ci rappresentano. Questi sono quelli che sono stati votati e che sono stati messi lì per rappresentarci. Termoli è chiusa dal 7 febbraio. Sono 2 mesi di affitto, abbiamo la merce da pagare. I saldi non ce li hanno fatti fare. C'è gente che ha i dipendenti e non sa come fare. Sindaco, volevamo sapere che pericolo corrono i nostri concittadini a tenere i negozi chiusi, cioè che pericolo si può stare se si lascia aperti i negozi, abbigliamento, scarpe, gioiellerie, qual è il pericolo che corrono? E la decisione, su quale base è stata presa questa decisione di prolungare una settimana la zona rossa? Non possiamo essere l'unica categoria da sacrificare in tutto il Molise. Ci sentiamo veramente presi in giro e non mi sembra giusto, dopo 40 giorni che abbiamo le serrande abbassate e stiamo comunque continuando a pagare gli affitti, a pagare le bollette che arrivano normalmente e avere merce, perché il nostro è un lavoro di programmazione. Noi compriamo un anno prima per vendere poi un anno dopo, noi facciamo degli investimenti.